Bentornati sul mio canale, io sono Kika e do un caloroso benvenuto ai nuovi iscritti. Allora, oggi, come avete letto dal titolo, andremo a vedere come realizzare la tecnica delle bolle eh, che io ho mh, utilizzato per fare l'effetto luna che vedrete nel corso del video. Eh, ma se realizzo questo video è perché mi è stato chiesto sia da Veronica del canale La Bambina Mai Cresciuta, ma anche da Coele Gioielli Mulas o Mula. Io non so di preciso come la pronuncia, però comunque ringrazio per avermelo chiesto e sono qui pronta a farvi vedere questa tecnica. C'è da dire che questa tecnica non è mia, eh, l'ho vista tanti e tanti anni fa eh, realizzarla da, penso, da un'artista russa, io mi annotavo tutto e, e poi ho detto: dicevo un giorno metterò in pratica, un giorno, e, e poi ecco, l'ho provata e dunque, che cosa vi serve? Vi servirà della resina. Classica possidica. Io uso questa qui la Liquid Glass. Vi servirà della resina UV, e quindi anche una lampada UV, del detersivo per i piatti, un sapone per le mani, liquido, qualsiasi cosa che vi permetta di creare delle bolle di sapone, uno stampino la cui, eh, il cui risultato finale vi permette di vedere la creazione proprio davanti. Un misurino per metterci l'acqua e poi io uso anche per sigillare la creazione, userò ehm, sempre la resina classica trasparente con l'aggiunta di eh, glitter molto leggeri. Questo è il codice, non so ancora se sono in vendita questi io mi arrivarono con eh, un pacco sorpresa del sito le bimbi e vi sto parlando di tanti e tanti anni fa e la creazione che oggi andremo a vedere come realizzarla è questa qui che non sono pienamente soddisfatta di come sia uscita perché io volevo delle bolle più grandi e quindi ho soprannominato questa creazione L'effetto craclet, non so se ce l'avete presente, l'effetto craclet si usa molto anche quando si lavora al decoupage che fa l'effetto invecchiato di, di crepe. Però nel, mh, alla fine del video, o durante il video, adesso non lo so, vi farò vedere anche, mh, magari se ci riesco, delle bolle eh, più grandi e se voi vedete. Questo colore all'interno è stato realizzato con un colore pigmento Sahara, polvere mica, che è una sorpresa che vedrete soltanto nel corso del, eh, della realizzazione della tecnica. Quindi, cos'altro dire? Vi lascio al video eh, dimostrativo di questa tecnica e ci vediamo eh, nella parte finale. Per Io i saluti, una base di nero semplice resina e ho saltato questo passaggio perché comunque trovate come utilizzare la resina nei precedenti video che riguardano proprio come eh, lavorare con la resina poi che ho fatto in un contenitore ho preso la mia acqua con il detersivo per i piatti e vado lì a miscelare fino a che non escono le bolle a seconda di come volete, poi le bolle di sapone più grandi, più piccole, eh, miscelate fino a che vedete le bolle che più vi piacciono, come grandezza, altrimenti potreste usare sempre una cannuccia per fare proprio blu blu blu. blu, 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 blu. Miscela un altro poco e poi vi faccio vedere il procedimento. Vero e proprio. Nel caso, vedete che non riuscite a fare bolle di sapone, allora diminuite l'acqua continuate a miscelare allora questo è quello che io preferisco come grandezza e adesso vi faccio vedere come fare. prendiamo la resina uvi e la mettiamo sopra la lettera mi raccomando quando fate questo lavoro deve essere se volete farlo su una lettera deve essere che si vede dall'alto io ho scelto la lettera a perché come la vediamo vediamo il senso è sempre quello Se volete fare la lettera a, la lettera o con le io ho le, lette, le lettere praticamente sono a specchio perché poi la base è quella che è la parte che si vede ma in questo caso la a si può fare in tutti i modi andiamo a mettere le nostre bolle Importante è che voi prendiate la parte delle bolle, le grandezze le scegliete voi, io ho preferito fare a caso non, non, non come l'effetto luna che avete visto e che vi lascio l'immagine per farvela vedere così, ovviamente bisogna essere più veloci possibile perché altrimenti le bolle. Scoppiano, sto sistemando le bolle, quelle che voi dovete prendere sono, non quelle dell'acqua, ma quelle che, che fanno solo schiuma, così. Ho sistemato perché poi è ovvio, in corso d'opera scoppiano. Cerchiamo di fare il più veloce possibile e andiamo veloci con la lampada UV. Io metto 99. Questo è il risultato. Voi accertatevi che quando toccate la lettera o comunque la creazione che state realizzando, che eh, sia asciutta, che non ci sia acqua. E adesso passiamo a... Uh, aggiungere il pigmento sahara io uso questo colore qui che non ha uh, non, non ci sono scritte non vi posso dire che numero è comunque è un pigmento sahara dunque che facciamo Lo andiamo leggermente a passare così io almeno faccio così e poi lo vado a spennellare guardate che effetto ha questo bianco ho usato bollicine più piccole voi le potete fare anche più grandi e questo è il risultato sono uscite molto piccole non era quello che volevo però comunque ci riteniamo soddisfatti Aspettate che cambio l'inquadratura così vedete meglio il risultato. Ecco, vedete com'è l'effetto. Voi potete scegliere tutti i pigmenti che volete, la base di quale colore volete. Quando devo sigillare, io uso la resina trasparente, ci metto questi glitter molto leggeri, eh, ma c'è chi usa direttamente la resina UV per sigillare. Io preferisco. Lo strato di resina classico. Adesso io andrò a versare la resina trasparente con qualche glitter molto leggero e poi vediamo il risultato. Allora, questo finale. è il risultato finale, l'avete visto già all'inizio, e avete visto che effetto che fa questa polvere, polvere mica? Che sembra bianca ma è olografica e quindi ha del rosa all'interno e cambia in pratica il colore tant'è che se lo mettiamo sul bianco resta bianco ma se cambiamo il colore di sfondo cambia il colore poi vi faccio vedere che non sono riuscita a farvi vedere nel corso della realizzazione della tecnica altri tipi di bolle un po' più grandi che però la, mh, ecco vi faccio vedere questa qui con delle bolle leggermente più grandi e non le ho sparpagliate dappertutto eh, devo sigillarla questa creazione e magari ve la farò vedere terminata nel prossimo scopriamo insieme le creazioni in resina e poi ho realizzato anche questo tipo qui un po' quei colori dell'arcobaleno e non volendo guardate al centro si è formato una sorta di cuore un cuore magico e niente questa è la tecnica delle bolle eh, che ripeto non è una mia idea e niente fatemi sapere che cosa ne pensate e se vi è piaciuto questo video se volete vedere qualche altra tecnica lasciatemi lo scritto Proverò a, uh, a rispondere alle vostre richieste sempre il tempo possibile che ho a disposizione. Vi ringrazio per la visione. Lasciate un like, lasciate un commento, quello che volete. L'importante è che mi fate capire che avete apprezzato questo sforzo perché credetemi, per me fare i tutorial non è facile. Quindi ancora grazie, ci vediamo al prossimo video. Ah, e volevo dirvi una cosa: che ci sarà un video dedicato alla Pasqua, ma non vi dico altro. Perciò rimanete sintonizzati sul mio canale. Grazie ancora, ciao ciao.